and kiss the moon. I really get to click and but I'm looking for a sister to the mama when I kiss her. If you want time, California. Non mi ricordo. Era Mr. Billio. Che non l'ho mai visto. Ciao. Ciao. Siamo dimenticati di fare la chiusura ieri. Eravamo un po' troppo stanchi dopo una giornata di matti. E quindi non l'abbiamo fatta. Comunque è andata bene, dai, ci siamo divertiti. Insieme anche al nostro amico Yuya. E oggi andiamo a vedere uno dei più grossi templi shintoisti. E poi andiamo nel quartiere delle donnine. Che donnine? Donnine, non si spiega le donnine. Adolescenti. Sorry. Tutte quelle fumate. Tipo. I cosplayer. Ok. Ciao. Vietato parcheggio agli elefanti. Ah no, è vietato agli elefanti lanciare lattine. Con la proboscide e su spainare. Ah, e spainare mentre lo fanno. Giusto. Tempietto che abbiamo visto per qualche giorno passando sulla strada per arrivare a casa, e oggi c'era anche il mercatino della domenica. Gli era comprato la maschera di un demone per Gozzi. Ciao Gozzi. Siamo appena arrivati in stazione, adesso cambiamo già a fare i passi e prenotiamo lo Shinkansen. Comunque saremo 11:30. C'è questo casino. Non oso immaginare oggi pomeriggio cosa diventerà questo posto. Anche forse abbiamo trovato l'ufficio per cambiare i nostri Japan. Sì, è giusto. Da buoni italiani. Abbiamo sbagliato posto. A che mezzo? Madonna. Buona, fatto anche questo. Japan Rail Bus Fatti. Veloce e facile, come in Italia, insomma. Dava di 38 secondi, il tipo ci aveva già prenotato il posto, spiegato tutto e dato i pass. Quello Shinkansen. E adesso possiamo andare al tempio. Guardali che mi rubano le foto, bravi, bravi, bravi. Sono sempre in mezzo. Sempre in mezzo. Ma che bello, ma che roba. Stare in mezzo, Albi? Anche tu copierai col figlio. Tutti copiano tutti. Comunque, abbiamo appena visitato un po' il tempio qui e ci siamo visti pure un matrimonio con dei corvi giganti da 50 kg l'uno. E adesso stiamo girando di nuovo nel parco perché ci sono delle altre strutture e andiamo a vedere cos'è.
usciti dal nostro parco preferito. Adesso stiamo andando a Takeshi Itadori. Cocco? Ah, Wesh. Comunque la sfida è trovare il cocco, non è trovare il Wesh. Oh, c'è il giro dell'Italia e c'è Brescia. Mi raccomando, giro dell'Italia. Vandalo. Figa se riuscissi a... Cavolo. Se riuscissi... Ci devo dire. Vabbè, figa puoi dirlo, è molto bresciano. Figa. Continua la nostra disperata ricerca del latte al cocco. Secondo me è sempre roba di detersivi. No, è roba di tipo energy drink. La cosa bella dei giapponesi è che a loro piace veramente fare le code per fare qualsiasi cosa, soprattutto mangiare. C'è nessuno qua proprio. Cookie time? Ah, ma è Mr. Cookie quello che c'è in coso? Quello che c'è nei Griffin? Presente. Oh, e se telefona Cookie Mostro, digli che non lo richiamo finché non decide di disintossicarsi. Controllo contrabbando. Cosa sono questi? Non lo so. Come sarebbe a dire, non lo sai? No, non so come sono finiti lì. Io credo che tu lo sappia e come. No, è stato qui Derek prima. Ha rifatto i letti, probabilmente li ha messi lui. Ieri al gabinetto. Siete un branco di terribili dittatori. Andiamo. Vattene via! Appena usciti dal mondo della perdizione adolescenziale giapponese di Takeshita Street, è decisamente rosa, tutto rosa, dolce, tutto so sweet e molto giovane. Giovane. Aspettiamo qualche posto dove mangiare qualcosa di salato perché c'è il diabete. Bella. Niente, lasciamo questo quartiere poco affollato e ci dirigiamo verso Ginza. Madonna, sti nomi sempre che li sbaglio. E dovremmo incontrare andiamo a vedere un po' di palazzoni. Dovremmo incontrare l'amico dell'Ele che dovrebbe portarsi a mangiare in un posto figo. Abbiamo appena sentito delle canzoni losche in giapponese che parlavano di organi genitali femminili. Charlie Cinelli in realtà non era. Però giapponese. Vagina. Infatti adesso c'è, prenderanno un po' di soldi, di diritti, perché andare. Giusto. Sti idol giapponesi. E c'è sempre la parte sbagliata. È una costante. Attenzione! Oh, ci facciamo una pasta? Il barocco, pasta, grill, vino, caffè, pizza. Dobbiamo andare alla pausa, ma c'è la pasta. Madonna! Abbiamo attraversato il mega vialone dei palazzoni della moda e adesso siamo venuti a fare un giro a Ibiya Park, dove dovrebbe essere anche il palazzo imperiale. Il palazzo. Il parchetto che abbiamo visto era una roba proprio da relax. Adesso stiamo entrando al Palazzo Imperiale, che è circondato da tutto questo specie di laghetto.
Non siete troppo felici, mi raccomando. Facili. Siamo arrivati in cima a questa mega distesa di ghiaia. Ma sinceramente mi ha un po' deluso perché non si può vedere nulla. C'è solo questa ringhiera che adesso è stata chiusa da quel simpatico poliziotto. E poi c'è il ponte che attraversa il laghetto con l'ingresso del palazzo, ma non si vede praticamente niente. E quindi come ogni giorno abbiamo incontrato un local. Oggi ce l'ha portato Lele e ci stiamo andando a mangiare il ramen. Il ramen. In un posto che a lui piace un sacco. Voglio vedere i giapponesi che cantano le canzoni in italiano. Dobbiamo già partire per Kyoto, figa. Arrivati. Quindi prendo i noodles, giusto? Il numero di uno è il Quindi li prendo e poi li tiro su così e li mangio. Questo non è esatto. Andiamo a Shinjuku, siamo già a casa dopo. Abbiamo appena finito di mangiare il ramen. Com'è stato? Bomba. Albi? Buona. Adesso torniamo a Shinjuku, che lui conosce un paio di posti giusti. Ci fa vedere. L'amico del Lele ci ha appena lasciato, ci ha portato in questo barettino strafigo, tutto chiuso in 12 metri quadrati su tre piani. Tipico baretto giapponese. E niente, adesso andiamo a casa a fare la valigia. Ciao. Andiamo a cercare il cocco. Sì, ma tanto non lo troveremo mai. Come al solito siamo finiti all'Ozon a prendere qualche cazzata da 100 yen. 30 Questa, scusa, 30, io ho preso queste specie di arachidi ricoperte di cioccolato che sono una bomba a mano. E adesso invece il nostro amico Albi assaggerà il big katsu. Perché bisogna sempre ripeterlo due volte. Oh, Dio. Cosa sa? Fammi sentire. Te l'ho detto che non era dolce. Metto una roba dolce. Guarda. Roba collosa, è un... una fighetta. È fritto freddo. Praticamente è una cotoletta fredda. Fa cagare. No, io non lo voglio assaggiare. C'è un bocca al sapore della cioccolata, non c'ho voglia. Roba tutta cinese. Fredda. Sì, sapore cinese.